Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Location particolare oggi. Sì. Cosa stiamo per fare? Cioè, noi niente. Come paura di dire la Svezia. Cosa stiamo per fare? Noi niente, perché per adesso stiamo seduti su una panchina. Niente, allora oggi in realtà volevo andare a lavare la macchina a mio padre, però mio padre proprio oggi ha rotto l'autolavaggio. Però se voi ci volete andare, perché mo lo sta aggiustando, quindi domani sarà operativo. Il lavaggio di tuo padre sta a Torgiano. Il miglior autolavaggio. Miglior autolavaggio dell'Umbria. No, ma è la realtà. Del mondo. Dell'universo intero. Vabbè, se ci andate, salutateci. È il migliore. Salutateci il papà di Luca. E quindi noi nel frattempo siamo di qui davanti casa nostra, che c'è invece quello che infili la macchina e lava la macchina. No, gli sto dando 7 euro al tipo. Ah, ce la sta lavando lui proprio, non sì, lo basta là no, dentro? No, lui ce la lava. Lui la lava. Lui ci sta lavando, però ha detto dentro, fuori non ce la dobbiamo fare noi, però dentro. Cioè, lui ci lava la macchina fuori e noi poi la laviamo dentro. Lui si spara un bel settino, ma fa tutto. Cioè, il toro lava tutto. Noi invece siamo qui perché... perché io, oltre a lavare la macchina, e ce n'era bisogno, per motivarci nel lavaggio dell'automobile, ho fatto dello shopping. Sono un genio. Video allora. Motivazionale. Mm. Ovvero, ho fatto dello shopping su Shein a tema automobile. Ho comprato tutti gli accessori per la nostra automobile. Quindi ora laviamo la macchina fuori. Poi Luca ha detto che lui si vuole pulire la macchina dentro. Quindi poi lui si lava la macchina dentro e poi gli mettiamo tutti gli accessori nuovi. Che stai guardando? La mia macchina. Vabbè, cosa non gli può succedere? Cioè, è in condizioni pietose. No, lo sto può guardando. Può solo darcela migliorata. No, a parte è un cesso, ma la sto guardando non perché sia bella, ma proprio perché dico, oh, finalmente la sto lavando. Come minimo domani piove. Anzi, ma va bene. Il caffè, ragazzi. Ah, addirittura? Vabbè, tanto dobbiamo aspettare. Va bene. Ma che c'ho qua? Che c'hai? La luce, oddio. Oh mio Dio. Va bene, comunque adesso aspettiamo che ce lava la macchina fuori e poi vi faccio vedere come Luca ha imparato dal padre a lavare le macchine. Non è vero, mio suocero è bravissimo e Luca meno. Però vabbè. Io non ho imparato tanto bene. Io andavo a lavare la macchina quando prendevo le note. No, beh, scherzo. Cioè no, lo scherzi. No, lo scherzi. Però mi faceva lavorare 2 ore, mi faceva capire il verso. Vabbè, però guarda che è utile, cioè nel senso sei cresciuto bene. Vabbè, ma che stai scherzando? Comunque sai il valore del lavoro. Ah, quello è poco ma sicuro. Guarda come lava. Aspetta, vi faccio vedere da lontano però perché sto comoda qua. Eccola la nostra macchinina. Ma quel coso lava meglio dei rulli. Lavare quando lavi la Lancia lava molto, lava più a spazzolino, no? Lui adesso lava con la Lancia e poi la fa passare sotto il muro. Anche? Come fa mio padre, Bruce, ma che dormi quando vende con la mia mamma? Pensavo che era una cosa più facile questa. Quello di mio padre c'ha un altro stile, ma di Santalora, mio mamma. Cioè mio padre già era sotto il muro e l'aveva fatta bene, cioè non è che dice fa cazzo. Vabbè, ma magari anche lui è bravo, fa da una vita. Ma certo che è bravo, bravo. Adesso sto prendendo il video. Vabbè. Bravo anche il signore. Vabbè. Un applauso al signore. Vabbè, intanto che aspettiamo facci l'unboxing. Che cosa ho comprato? Perché io non me lo ricordo. Perché sto pacco sta là da tipo un mese e mezzo. Allora, ah, coprivolante nuovo. Un coprivolante che non mi serve. Ma è nuovo. Sì, però questa dà, ma com'è? Nuovo. Vabbè, dopo lo proviamo. No. Dai. È nuovo anche quello che ho, scusa, Perché devo levarlo quello? Ma questo è bello. Ma quello che ho è comodo. Io te lo stavo prendendo peluscioso e rosa, però poi ho detto che forse la macchina non è la mia. Una scatola ha vuota. Ha finito. Poi, questo che cos'è? Non lo so, è scritto tutto in giapponese. È cinese. Vabbè, ma si capisce che cos'è. È un... aprilo. È un profuma macchina. Ah, ok. Devi togliergli il tappo e poi lo metti in macchina. Ma forse questo va. Si apre. Ma forse deve stare così. Vabbè, dopo lo scopriamo. Scusa. Ah, si gli apre devi togliere il tappo. E si, rimane così. Ah, ok. Stanno spassando lì. Allora, stanno spassando. Poi abbiamo
cos'è? Un uovo che già ho. No, questo è più bello di quello che c'hai però, perché il pomello del nostro cambio si è rotto. Ah, ok, questo c'è scritto. E questo è più bello. No, è più a forma di... E questo è per il coso. Per il freno a mano. Per il freno a mano. Macchina nuova proprio. Eh sì, l'apposta l'avevo comprata tutte queste cose, perché ho detto così siamo motivati, facciamo il video e... Però non ti vedo molto motivato. Sei io? Motivato? Ma di che fa? Di fare questo video. Sì, sono... Di avere la macchina pulita. Vabbè, in realtà siamo stati interrotti e ora vi continuo l'unboxing. Però sommario, perché poi faccio di mentre monto le cose. Questo serve per spolverare. Non si sa perché ho preso, ma va bene. Poi abbiamo... Ah, i cosi che si mettono dentro ai portabicchieri. Ok, questo mi confonde. Ah, pure questo serve per pulire le cosine dell'aria condizionata. Questi dovrebbero essere quei cosi che si mettono tra lo sportello e la macchina per non far sbattere le portiere, credo. Passato troppo tempo da quando ho fatto quest'ordine. Specchietti waterproof, non credo che funzioneranno, ma va bene. Questo. Ah, la gomma gel appiccichina. Questo cos'è? Ah, il coso che si attacca al poggiatesta per appendere le borse, i sacchetti, la borsa. Basta. Questo è il coso del cambio. Basta, credo. Però ora andiamo a vedere, una volta che Luca ha pulito la macchina, soprattutto di installare tutte queste cosine e vedere se funzionano. Secondo voi com'è possibile che mio marito riesce a fare amicizia in ogni luogo? Cioè, tu dove vai lo trovi che chiacchiera con qualcuno. Non so come sia possibile. Eccolo, eccolo. Cosa esulta? Perché c'ha lo specchietto in mano? Abbiamo uno specchietto rotto da tempo immemore e ogni volta che portiamo a lavare la macchina si stacca. Ma la domanda è: qual è il mio contributo a questa cosa, a questo video? A parte aver comprato le cose su Shein. Ma che sono venuta a fa? Ma potevo stare a casa? Non sa ancora chiacchierà. Cioè lui è lì che parla con uno che non ha mai visto, credo. Perché io non l'ho mai visto, boh. Poi non lo so, quello conosce tutti. Comunque la macchina è sotto ai rulli in questo momento. Però mio suocero mi fa andare nei rulli. Cioè mi fa rimanere in macchina. È divertente. Lui è lì che se la ride come se fossero grandi amici. Forse si conoscono. Non lo so. Non lo so. Vabbè, comunque mi potevo prendere un gelato. Cioè, già che sto qua all'ombra, sulla panchina, potevo mangiare un gelato. Ma poi stanno a parlare da Roma. Ma perché mi sa che sto ragazzo è romano? Mo, ho sentito che diceva che parlava della sora Maria, della grattachecca. Ed eccoci, macchina fuori pulita, non come l'avrebbe pulita mio suocero, ma va bene. E adesso non lo so cosa sta facendo. Pulisce i tappetini. Tra l'altro la macchina fa schifo, ora ve la faccio vedere. Cioè è lercissima. C'è roba ovunque, cose lì in mezzo. Ecco, lo vedi che serviva il copricoso? E guarda che schifo. Calma. Pieno di peli di cane. Calmi. Di tartaruga ninja. Tartaruga ninja. È proprio schifidol. Guarda lì! Macchine al limite. Macchine al limite è tipo vite al limite. La nostra è macchine al limite. Per non considerare tutta una serie di oggetti che occupano spazio nella nostra macchina, tra cui il mio cappello da strega. Ah! Ecco, vedi? Tu vai per lavare la macchina e ti trasformi. Wow! Come sto? Bene. Molto, vero? State. Perché c'è un'aranciata?
questa è l'aranciata della pizza della sera del ma la pizza l'abbiamo mangiata, l'aranciata invece è ancora lì. Curioso. Per i buchi lì in mezzo ho comprato un gadget. Sei pronto? A vederlo? Ho trovato la mia borraccia, quella dell'Eurospin. Olè! Unboxing, cosa c'è nella nostra macchina? Questo è buono! Il profuma la Big Bubble. Cintura per cagnolini. Un libretto di polizza. Che cos'è sta roba? Non si sa. 2000 CD rotti. Tutti. Una mascherina risalente al periodo Covid. Cos'è? Ah, un coso che andava da qualche parte per il seggiolino che non useremo. Ho trovato anche un calendario Arca Planet 2023. Vabbè, guarda che si cercano veramente cose epiche. È tipo quel programma Chi cerca trova, quello dei garage. È partito il Bruce, attenzione, aspira, guarda come aspira. Ci vogliono 30 euro per aspirare tutta sta macchina. Ah, va. Sì, diciamo che forse c'è talmente tante briciole. Forse altri 2 euro per buttarci. Me sa. Sapevo che sarebbe tornata utile. Eccola. Lo sapevo. Ta-da. Tieni. Tieni, amore. No, tu non parli. Io? Ma in che senso? E tu devi fare battute. Le che? Cioè, mi ha messo a lavorare. Ehi, è finito. Ah, niente, hai visto? Ma non è vero, l'ho fatto fino adesso. Non è vero, raga. Ma l'ho fatto fino adesso, ho aspirato tutto. No, raga, in verità le mi ha detto fammi un video. Però guarda, ecco. Ma non è vero! Gli ho dato solo l'aspirapolvere in mano, raga. Non è vero, è finito ora! Ho aspirato tutto! Ho pure pulito con la pezzetta! No, vabbè, un pochino aspirato, dai. Sei una truffa! Adesso io finisco di questa pezzetta, di pulire qui sopra. E poi basta. Saluta Michelangelo! Io ho aspirato! Non è vero, non ho fatto niente. E se non era per me non c'avevi neanche la pezzetta per pulì. Quindi ho fatto degli acquisti utili e ho lavorato. Quindi grazie a te. Sempre grazie a me. Oddio, sono un po' stanca. L'aria proprio non mi fa bene. Vuoi il mio giacchetto? Ti do il giacchetto. Pensate che questo qui ce l'abbiamo da prima che... no, appena sposati l'abbiamo vinto al baracconi l'anno che ci siamo sposati, quindi questo coso c'ha tipo quasi 12 anni e si vede. Beh, poverino, è diventato grigio, è messo male, eh. Bello però, dietro sì, era di sto colore, era di sto colore. Adesso giralo. Ah, così. Però così non c'ha più gli occhi. Vabbè, uguale, un cuore con le mani. Ed ecco che torna utile anche il nostro nuovo gadget. Sì, vabbè, ma questo dai, questa è una cosa in più, volevo spruzzare. Era bello. No, quello no, dai. Vabbè, lo uso io. Mettiamo la roba, dai. Allora, questo lo mettiamo qua. Come funziona? Riusciranno i nostri eroi a comporre la loro spazzolina? Sì, ci siamo riusciti. Praticamente questa qua, facci vedere come funziona. Come funziona? Ah, molto bene. Funziona così. Magari questo va fatto prima di lavare. Perché poi noi rispostiamo la polvere. Hai capito perché ti avevo detto questa cosa? Perché adesso io con questo ho risposto tutto. C'è anche la spazzoletta. Ma no, lascia perdere, dai. È bello, tanta roba, raga. Bocciato. Poi questo lo mettiamo. No, non è bocciato, perché sto coso è molto utile. È utile. Però peccato questo che lo mettiamo? Si è rotto. Questo brucia. No, questo perché qui c'è quello di pelle. Però no, di pelle si suda, diventa incandescente. Dai, proviamo, dai, vediamo. Lascialo qua, mettilo sopra. Sì, che faccio? Il volante dei dentir. Ma che metti sopra, bru? E
per l'estate, perché è più morbido. Ma l'estate chi è che pia sta macchina? Guardi. Ma come se leva? Oh. Questo è rigido, è de pelle, deviene poco le mani l'estate. Ma che è piccolo? È appena smart? Se dici le parolacce ti censuro. Allora, calcola che ne vorrei di una, proprio vorrei invocare. Vuoi mettere il tuo di pelle? No, vabbè, è nuovo, dai. Va bene. Carino. Ok, poi abbiamo questi, che sono il coso del freno a mano e il pirulino, perché vedi che questo è brutto. È brutto perché non l'avete mai visto sotto. Dio, ti fai malissimo. Oddio, è disgustoso. Ecco, sotto è così. Vabbè, questo l'ho fatto io così. Vabbè, eh, perché si è rotto. Mica era così. Questo è meglio, però questo chiude tutto di più, secondo me. Però vabbè. Cosa vuol dire? Non lo so, lo vedremo. Eccolo. Com'è nuovo. Tiè. Perfetto. Ma perché urli? Siamo qua. E ora mettiamo anche questo. Beh, perfetto. Questo era meglio, perché questo, ti posso dire, davvero bocciata così. No, faccio sta cosa. Ah, lasci quello sotto? Sì. Ah, astuto. C'è un signore che continua a guardarmi. Non so perché mi guarda. Ma adesso gli chiedo che cazzo vuole. Scusate, sempre ti dico cazzo. Perché faccio il video, mi sta a guardare. Ma che vuole? Non ho mai visto una col telefono in mano. Cioè, quindi lasci quello e sopra ci metti quello? Forse non ho mai visto una. Dov'è? Non lo so. L'hai perso. Ah. Ah. Astuto. Adesso sì, mi piace. Adesso ci, cioè, piace. Ci piace perché qui rimane nero. Okay. Cioè, sotto se no si vedeva troppo quella... Vai, questo. Ok, questo... No, era giusto. Sei sicura? Eh sì, così. Ma ho messo giusto, devi solo spingerlo dentro. Perché guarda quanto è schifoso. Comunque questo è il cartellino. Cioè io sono stato in palestra, no? Cioè io sto morendo, cioè devo rifare un'altra doccia. Amore, sei tu che hai voluto lavare la macchina? Comunque questo era il cartellino di Luca quando è andato a Tali e Quali. Tale e quale, scusa. Rimane qui per sempre. No, anche se allora, questi cosi sono troppo grandi, quindi boh, li dobbiamo tagliare forse un pochino. Però carini, guarda, sono leopardati. Che sciccheria. Ta-da! Questa è la gomma appiccichina. La passi nelle cosi e porta via la polvere. E quindi rimane chiusa adesso? No, se vuoi pulire le parti dove non sei arrivato ad aspirare. Ah, vabbè, pulito tutto. Va bene, allora devo aprire? Tienitela per la prossima volta. Ma tengono qui, guarda. Gomma appiccichina, quella secondo me se la lasci lì se scioglie questo callo, ma boh, vabbè. Allora, niente, i cosi per i vetri non li possiamo mettere, ma li metto a casa perché serve lo spruzzetto per pulire bene bene, che, come quello del cellulare praticamente. Però possiamo mettere questi. Li mettiamo? Esatto. Si mettono intorno alla portiera per non far sbattere la portiera. Li mettiamo. Proviamo. Ok. Tipo, lì. Dov'è? No, tipo qui penso nel coso e tu poi quando chiudi non sbatte. Cioè fa tipo pip. Pifa? Sì. Questo è lo squishy. Ma due ce ne mettiamo uno? Proviamo con uno. Però chiude. Io sentivo lo stesso identico suono. Allora forse abbiamo scelto il posto sbagliato. Ma però scusate, pensi che fa un gommino così, con la forza di una macchina che... Non lo so. Ma forse non vanno là. Ma sicuramente no. Beh, dei colpi, No. Vabbè, già che ci siamo metto pure questi che vanno qui. Aiuto. Ok, così. E tu qui ci puoi attaccare la busta, la borsa. Ah. Capito come? Sì, aspetta. Non so se si vede, raga. Così.
Spero di sì. Inquadratura, non sto vedendo niente. Cioè, a caso. Vediamo. No, non va così. Vabbè, sì, secondo me inquadro. Così. Eccolo qua. E qui ci attacchi la borsa. Avrò ripreso? Avrò ripreso, Bruce? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, però lo scopriremo. Adios! Missione quasi completata. Però adesso vado a casa, prendo lo spruzzetto dei vetri e metto il vetrino sugli specchietti. Poi non so se servirà qualcosa effettivamente. Però gli oggetti sono quasi tutti promossi. A parte qualcosa che... A parte sto coso che non mi pare che... No, sì, cioè se ci metti il naso dentro profuma, però... Io l'odore lo sento in macchina. Lo senti? Si è tappata. Il mio naso non funziona, forse. Vabbè, comunque ci voleva, Da tuo padre avremmo fatto un lavoro decisamente migliore. Ci devo andare pure Terni. Però da tuo padre avremmo fatto un lavoro decisamente migliore. Anche perché l'avrebbe fatto tuo padre e sarebbe venuto meglio. Chiaramente. L'avrebbe fatto mio padre e l'avrebbe fatto in molto meno tempo. Anche? Sì, ci abbiamo messo un sacco. No. Ci abbiamo messo un sacco di tempo. Sono tutta sudata. È terribile. 27 gradi? Ma come 27 no, 21, gradi? 21. Quello di Marco dice 27. Dice 21. Secondo me sono 27. Sto morendo di caldo. 27 secondo me sono troppo, però. Tu dici, Raga, c'è un caldo spaziale, cioè proprio troppo caldo, quindi credo che questi non li metterò. Però sappiate che in teoria sono fatti così, tu li metti sullo specchietto tipo il vetro al cellulare e non, quando piove l'acqua scivola via, cioè in teoria, e non si appannano. Non lo so, vi farò sapere in un vlog perché adesso non ci voglio, fa troppo caldo, sono tutta sudata. Quindi da questo video delle grandi pulizie della macchina e degli accessori di Shin per automobile è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Vieni qua a dirlo se hai il coraggio. Al prossimo video. Mi odia. Ciao. Ciao.